Il viaggio della vita sulla Terra inizia circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, quando fa la sua comparsa l'acqua allo stato liquido. Da questo brodo primordiale si formeranno le prime cellule dotate di elementi minimi necessari per essere considerate viventi. E da lì lo straordinario fenomeno dell'evoluzione fa il suo corso. Organismi monocellulari, pluricellulari, invertebrati, vertebrati, mammiferi. Ed è proprio tra questi ultimi che si sviluppa colui che sta al vertice della catena alimentare, l'Homo sapiens sapiens. Ma siamo davvero sicuri di essere soli e di non condividere questo primato con nessun altro? Quello che ci è sempre stato insegnato dai libri di scuola è che l'uomo, per potersi imporre sulle altre specie, ha sempre dovuto cacciare e combattere. Ma è nell'ombra di questo che un'altra specie ha potuto proliferare senza mai entrare in contrasto col genere umano. Fino ad ora. Questa specie ha le nostre stesse sembianze e vive in mezzo a noi. È iniziato tutto qualche tempo fa, quando conobbi Mela. Era tutto fantastico. Una sera decisi di provarci sul serio e di giocarmi il tutto per tutto, così la invitai a cena a casa mia. Iniziai a cucinare dalla mattina e preparai il ragù alla bolognese con la ricetta originale di zia Gina. Bello, col macinato di manzo e maiale. Dopo una giornata intera passata ai fornelli, finalmente me l'arrivo a casa e io ero contentissimo, non vedevo l'ora arrivasse quel momento. Ma non andò come avevo immaginato. Grazie. È stato terribile. Io ricordo soltanto che come misi i piatti a tavola iniziò ad aggredirmi, a urlarmi contro, a chiamarmi assassino. Ricordo soltanto che il mattino dopo, quando mi svegliai, avevo una fame da lupi, ma non c'era più nulla in casa che mi piacesse. Da allora, quando vedo qualcuno mangiare carne, sale dentro di me una rabbia che non so descrivere. Vi è solo un responsabile a tutto ciò, l'uomo veganus. Siamo chiaramente di fronte a un contagio. Ora, non sappiamo con certezza come si sia evoluto nel corso dei secoli l'uomo veganus. Ma possiamo ricostruire il suo percorso antropologicamente attraverso la mitologia. Non a caso i nostri antenati hanno rintracciato nella storia di Adamo ed Eva l'origine di tutto quanto. Che cosa offrì il serpente a Adamo ed Eva per indurli per la prima volta in tentazione? Qual è l'origine del male? La risposta è una: la mela. Ma chi è questo uomo veganus? Come si riproduce? E soprattutto, esiste una cura? Posso asserire con una certa tranquillità che
fino a poco tempo fa le specie erano divise. Cioè, l'uomo veganus stava, mangiava e beveva e si riproduceva con alimenti simili della sua specie, vero? E uguale l'uomo sapiens. Ma tutto cambia nel 2005, quando esce il film V per Vendetta. Una retrospettiva molto cupa che narra del fallito tentativo di sovvertire il potere onnivoro da parte di Guy Fawkes, vegano. Sappiamo inoltre di un'altra teoria, anche più inquietante, che narra appunto che l'uomo veganus, insomma, sia non una specie umana, ma una specie aliena. Quella che stiamo vivendo sarebbe una vera e propria battaglia per il controllo del pianeta Terra e non l'ennesimo conflitto per l'evoluzione del genere umano. Adesso, con l'uccisione del loro prince, si prospetta un nuovo scenario di guerra. Prince, the innovative one-of-a-kind artist who's given us so much great music over the decades, has been found dead. Allora ragazzi, mi avvertono che fuori dalla sede di Radio 24 c'è un gruppo sparuto con fumogeno di animalisti. Credo che nessuno degli animalisti saliva, è sceso Luciani con un salame in mano. No, no, fermo, fermo, che c'è la sicurezza. Noi siamo vegani, noi coltiviamo, noi non alleviamo, noi non dimentichiamo, aspettateci. Io quando ho visto il video di Cruciani ho detto, boh, ma queste persone non hanno niente in te, cioè non sono come noi, si vede, non sono come noi. Loro, non hanno cominciato loro, cioè io non voglio che i miei figli vivano in un mondo in cui non puoi entrare in macelleria a vedere dei pezzi di carne così. Noi non mangiamo esseri viventi e nemmeno ciò che ha un volto. Noi non vogliamo una guerra, ma se ciò dovesse accadere non vogliamo diventare l'ennesima portata del loro banchetto. Cioè loro mi accusano e ci accusano di essere i responsabili di un olocausto tra gli animali, ma perché quello che fanno loro invece alle piante, le deforestazioni, l'anidride carbonica, cioè alle conseguenze ambientali non ci pensano, è colpa loro. La foresta amazzonica si riduce sempre di più di anno in anno per sfamare questa povera specie erbivora. È un dramma. Esiste quindi, secondo lei, una soluzione pacifica tra queste due specie? L'ideologia cristiana si fonda sul perdono e l'accoglienza dell'altro. E francamente, di cosa si cibi un'altra persona non me ne può fregare di meno. Basta che non mi rompa il cazzo di quello che cucino io. No? La speranza è che si crei una risoluzione pacifica. Un mondo dove l'Homo sapiens banchetti tranquillamente senza essere giudicato un assassino dall'Homo veganus. E dove l'Homo veganus non venga più continuamente preso in giro per le sue polpette di tofu. Prive di carne, di uova, di sapore.
Nella prossima puntata analizzeremo una delle più grandi piaghe della modernità, l'emergenza immigrati. A lunedì con The Focus. Quando vuoi, puoi iniziare. Certi studi fanno risalire la passione per la carne equina agli antichi greci, pensate. Sì, Socrate mangiava carne di cavallo, non dico per parte, non si sa da che parte tirava Socrate, non sto scherzando. Ha 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 ha